sera. Guten sera. Sera. Na, na, na. Guten sera. Sera. Na, na, na. Donut. Donut. Sempre con te. Donut. Donut. Sempre con te. Che fai il ballo? Allora, non ci... Ah, bravo, già ce ne stavamo scordando. Gira a busta. Cosa c'è qua dentro? Busta. Gira la busta. Senti qua. Adesso guardiamo. Se la puoi mangiare anche tu. Chi? Allora, noi abbiamo notato, io e Marco, queste buste della Conan sono sempre più grosse, so, Sempre più piene. In più, prima, all'inizio, c'era la scelta tra la busta media e quella grande. Adesso invece c'è solo quella grande. Basta, c'è più scelta. 4,99 euro. Vediamo quanto dobbiamo mangiare stasera. Vai. Apro. Caccia. Quanto c'hai fame da 1 a 10? 12. 12, addirittura! Cacciami di ricacciare qualcosa qua. Dai. Tira fuori prima te, pari o dispari? Pari. Dispari. Colpo secco o te cotti? Colpo secco. Bim, bum, bam. 5 tuo. Tocca a me. Tocca. Gnocchi. Gnocchi. Buono, 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 buono. Gute gnocchi. Gnocchi di patate. Buoni. Molto buoni, secondo me lì al lavoro è proprio gnocchi questi quasi. Amore, ma sono tanti solo per te. Certo, martedì. Certo. Dai. Lavoro mica giorno della settimana. Certo. Oh, Emmental. Fai vedere. Emmental Affet. Beh, questo viene sempre comodo. Certo, Emmental, mi sa che scala è 14 domani, giusto? Domani. Da quando è 14? No, nine. Oh, questo cosa dà la qua contro il colesterolo, tenere il colesterolo, c'è il colesterolo alto? No. Neanche io, però così diciamo basso. Dice colesterolo. Ma questi qui piacciono a te, amore, fai fuori tutti hai te ma, questi. Hai Maggiosta, questa è Maggiosta. E fragole. E te capivo, Tocca a te, dai. Tutto. No, è nascosto, nascosto. No, prendo io da qua. Eh? Ma prendo te da qua. Chi l'ha preso? Ah, però! Che hai trovato? Crostata alle mele, lo no, vabbè! Cioè, vai, io, via. Qua domani, vai mattina, la tarà! Fammi! Stasera? Nine, poi c'è chi qua. Ah, fai vedere, offerta! È offerta, infatti, non a sto prezzo. Non nessuno la crostata a sto prezzo, a che prezzo? A 3,28 euro, ah, faccia offerta. Non ha voluta nessuna crostata di mele. Offerta, andiamo a offerta. È meglio per noi, quello che non mangia con l'altro mangiamo noi. A chi tocca? Amore, stasera mi sa che ti fa chiamare il pizzettaro. E niente, latte, sì. Ragazzi. Però è intero. No, amore, se quella è uguale, stasera non si mangia niente, E chiamiamo Sassà, come fa? Chiama Sassà. Allora, chiamiamo in diretta. Se non faccio i gnocchi, vuoi i gnocchi? Devi farti un sugo qualcosa presto. Ehi, c'è il sugo là dentro. Che è che c'è stato quello già buono? Aspetta, che forse qualcosa c'è. Eccolo qua. Sushi. Però questo sushi qua non è... Vabbè, già è diversa comunque la box. Già che c'è il sushi è già che c'è il sushi, vabbè, questo ce lo mangiamo. Dai, noi vediamo se riusciamo a raccattare su qualcos'altro da mangiare. Vado io, vado Ricco. Se no, qua stasera... Cos'è questo coso qua? Dai, tira fuori. Che cacchio. Tortellini. Fa vedere tortellini. Tortellini di Modena, tortellino. Ah, buono tortellini. Buon tortellini. Però anche questi non si possono mangiare a sera. Tortellini? Tortellini no, stasera pizza. Per ora, sushi e pizza. Amore, c'è una mazza qua dentro, Gnocchi. Altri gnocchi. Non glielo porto a mia mamma domenica, che dici? Sì. Uno per noi e uno per lei. Certo. Altri gnocchi. Vabbè, ma stasera se vuoi possiamo fare i gnocchi, Quanto ci vuole a fare i gnocchi? Vuoi gnocchi? Vuoi fare gli gnocchi?
Vuoi gli gnocchi? Stasera mi sa che andiamo a gnocchi, ti dico. 3 minuti, fai bollire l'acqua. E infatti, più che altro è far bollire l'acqua. Amore, stasera... stasera la pizzetta cos'è? Albume d'uovo? Albume d'uovo? Da agricoltura biologica. L'albume è bianco dell'uovo? Sì, ma per fare cosa? E se devi fare le torte, la roba da montare... ma non le devo fare. C'è il vicino che li fa. Proviamo a dargliela al vicino. Amore, che ci mangiamo stasera? Fammi capire. Io opterei per la pizza. Vuoi chiamare il sushi? Siamo l'antipasto di sushi, dato che prepara la pizza. Non vuoi gnocchi? Io ero disposto a fare gnocchi. Sì, ma ora che li prepariamo far bollire l'acqua. Questo li mangerai domani. Vorrà... Io domani sera gnocchi. Ci vorrà un po' per far bollire l'acqua. Cioè, non è che si bolle subito, eh. E fare gnocchi, dato mangiamo sushi. Ci abbiamo un sughetto qualcosa? Sì, c'è quello da... Ok, esatto, va, gnocchi. Non mi sembri tanto convinto, però. C'è un antipasto di sushi mentre prepariamo i gnocchi. Dai, stutta che torniamo. Torniamo e vedremo con che cosa torniamo. Senti che anziché l'albume era meglio l'altro strudel. Amore, ti hanno messo l'albume, che vuoi? C'è le volte che va bene, c'è le volte che c'è i gnocchi. Va bene per fare... Vabbè, gnocchi ideali per pancake, soufflé, omelette e frittate. Frittata col bianco, ma scusa, l'albume non è bianco. Amore, ascolta, sì... E la frittata col bianco dell'uovo. Amore, perché è più leggero, diciamo. Tanti usano solo il bianco. Per la frittata? Mm. Cosa fa la frittata col bianco? Non credo proprio, amore. Ascolta, torniamo a momenti e vediamo con che cosa torniamo, se torniamo con la pizza o con i gnocchi. Poi decidiamo nel mentre. Vai. Eccoci, allora abbiamo deciso i gnocchi, sto facendo i gnocchi, un sughetto veloce e via col liscio, sì, parte giù il gettone, adesso sta venendo su, adesso che aspetto che arrivano tutti su e niente, ci ritroviamo. Eccoci, gnocchi pronti, impattiamo, come si dice? Impiattiamo e arriviamo. Eccoci. Chi arriva? Facciamo vedere i piatti. Io ho messo il formaggio grattugiato sul mio. Io ho messo i gnocchi. I gnocchi, in che senso? Il piatto. Gnocchi, alla fine abbiamo deciso gnocchi. Sì, perché ce li abbiamo. Abbiamo fin troppi. Un sacchettone ho deciso di portarglielo a mia mamma. Così mangiano anche loro i gnocchi, amore. Beh, certo. Allora, il sugo... Allora, a Natale ci hanno regalato il cestone, suo fratello, il cestone con dentro tutti i prodotti, no? E in uno c'era questo sugo... Il parmigiano. Ah. Sugo al pomodoro e parmigiano reggiano. Ci ho aggiunto un po' di cipolla, ho messo il sugo, ci ho aggiunto un po' di basilico, com'è amore? Buono. Se volete mandare un po' di sugo al parmigiano reggiano, qua lo prendiamo. Amore. Qualcuno non lo so, non lo sappiate che invece. Anche a loro piace, te lo mandano a te, ma sei bello. Tra le altre cose, era l'ultima cosa rimasta del cestone quella. Ah. Ha finito tutto il resto del cestone. Era buono il cestone. C'era il cotechino. Vabbè. E gli ho dato a mia mamma da cucinare l'ultimo. C'era questo sugo qua, c'erano dei grissini. C'era un salamino. C'era del formaggio. Poi cosa c'era ancora? Ah, la bottiglia di vino. 2 bottiglie di vino. 2. Che abbiamo lasciato sempre da mia mamma perché tanto noi 2 non beviamo. Poi... pasta. Panettone, la pasta. La pasta ci ho fatto la pasta pasticciata, buonissima. Molto buonissima. Ah, e poi c'era dentro anche l'aceto balsamico, ti ricordi? Sì.
chicken, l'insalata, la morte sua e anche col sushi. Buone. Buone, un po' bollenti ma buone. Vabbè. No, sono veramente buoni sti gnocchi. Allora, ho fatto tutta la busta. Ovviamente nella pentola ne sono avanzati. Però per Marco domani la schiscetta ce l'hai già pronta. Me ne mangerò io domani a mezzogiorno. Tanto è avanzata un'altra porzioncina, non è che... Giovani. Però c'è da dire che riempiono, Patate. Gnocco e cartoffel. Inizia che si riempiono. Ma voglio parlare del film che abbiamo visto ieri. Già, la mia faccia dice tutto. Amore mio, cosa c'è mio piccolino? E si vedo le orecchie. Ah sì, eccolo qua, quanto è bello l'amore mio. Ricche di gomma. Allora, abbiamo cercato, abbiamo cominciato a vedere, poi magari a qualcuno è piaciuto, amore, cioè voglio dire, magari siamo noi due che non l'abbiamo apprezzato, però qualcun altro magari invece l'ha apprezzato. Certo, diteci la vostra. Allora, noi ieri sera abbiamo visto Eternals. Non ci è piaciuto. Amore, io basta, non ce la faccio più. Lego! Questa è la finestra. Lego! Non ce la faccio più, amore. Abbiamo visto Eterna, se ti dico che non mi è piaciuto. No. Non ci è piaciuto. Non ci è piaciuto, neanche a Marco. Buono noiosetto. Per essere della madre, per essere supereroi. Amore, sono supereroi nuovi e ti devi un attimo abituare alle nuove cose. Nuovi, vecchi. Vabbè. Possiamo cambiare discorso, perché non me va di parlare di Eternal, sinceramente. Invece ti ricordi cosa parlava l'altra volta? Che si doveva esordire serie TV tutto di un fiato? Chi? Negli anni 80 che dovevi vederti. Tipo 9210, Spiega. Cosa spiega? Abbiamo detto l'altra volta. Ma davanti a loro l'abbiamo detto. Stavo parlando che adesso le televisioni, le TV tipo Sky, così, mentre guardi il film lo fermi e te ne vai in bagno. Eh sì, se ti scappa stoppi e vai. Qualsiasi cosa ti chiamano, stoppi e fai. Invece una volta, tipo 90-210, un guai a chi si azzardava avvicinasse solo alla cameretta. Ma infatti io avvisavo. Guardate che sta cominciando Beverly Hills 90-210. Per cortesia, qualsiasi cosa, terremoti, uragani, non voglio essere disturbata, grazie. Perdevi una battuta, ti distraevi un attimo. Eri rovinato, amore. Dovevi andare in bagno, devi aspettare la pubblicità. Ma poi il bello che mia mamma mica la capiva sta cosa, che ogni tanto mi chiamava Tani, mamma, adesso non passa! Ma anche la sera i film, aspetta, dovevi andare in bagno. La sera i film, dovevi andare in bagno, mica dovevi tenerla. Quale? Il film della sera. E vabbè, però poi veniva la pubblicità, di beccare il momento giusto. No, vabbè, ma con 90-210 ragazzi, amore proprio, amore. Adesso suona il telefono, spegni, voglio vederlo metà, lo vedo metà oggi, metà domani. Quel telefilm veramente, a me mi ha rapito il cuore, quel telefilm lì. Ma tu lo vedevi? Ho visto qualche puntata, ma non mi ha... C'è la vergogna degli anni 80, c'è la vergogna degli anni 80, sei. 90, quello che è. Io c'avevo 20 anni, sicuro c'avevo 20 anni. Mamma mia, era l'ideale per noi ventenni, quella serie TV lì. Adesso si chiamano serie TV, al tempo era telefilm. Mai te, mai me. Certo, amore, sono là. Se vuoi ce n'è ancora, se vuole. Qui. Ma neanche quelle se mai. Non so, vediamo. Non ho parole, ma. Non prometto niente. Non ho parole, ti dico se vuoi, non ho parole.
No, ieri mattina ho fatto la colazione time chiacchiericcio, quello che abbiamo messo su ieri, no? E ho raccontato della sofa, che era bello lavorare in sofa. Ma anche nel magazzino era bello stare. Sì, era bello l'ambiente. Era bello l'ambiente, hai detto bene, si stava proprio bene. E spiegami, come mai tu hai rifiutato il contratto di lavoro che ti avevano offerto? Adesso, col senno di poi, sono passati 20 anni, era l'anno 2022, ti sei pentito di non aver detto di no? Cioè no. Di non aver detto di sì? No. Perché non ti sei pentito? È ancora lì la sofferenza. E l'ambiente era bello. Tutto il percorso che ho fatto fino ad arrivare ad oggi, ho imparato. Cose. Tante cose. Ma anche lì l'avresti imparato. No, perché lì lavorando solo lì imparavi solo quello. Lavorando in altre parti ho imparato varie cose, ho contratto varie gente, varie persone, cioè è successo un po' di tutto. Un po' di cose, sì. Ma tu quando sei andato poi nella ditta di Pessano dove mi hai fatto venire anche a me? Quando sei andato? Che tu eri già andato via dalla Sofar, poi io mi hai fatto andare... Ti ricordi che mi hai detto vieni qui a lavorare che cercano? Ti ricordi? Poi anche da quella di lì te ne sei andato, perché ti avevano fatto impazzire, ti avevano fatto. Perché tu devi capire, allora, se hai filtri di ripetitori che spiegavo l'altra mattina, c'era il collaudo, il montaggio, ecco, io ero passata alla fase collaudo, mentre Marco era rimasto era nel reparto montaggio, era bravo a montare sti filtri per ripetitori, metteva la cosa. More, c'è una porta aperta! Quello sta uscendo, lo vedi? Sta uscendo! Animale della prateria, vieni qua! Sgraziato maledetto, è andato! Ma vedi tu? Non dici niente, testa di carogna! Ma quello lì è contento se ne va! Disgraziata! Pezzi del capocollo! Devi prendertene altri due? Sì, ma raggio io, te sei lì! Certo. Allora, Marco. Oh, sono buoni, perché? Sono piena. È buono il sugo, è buono qui, è buono qui, c'è per me. È buono anche il sugo, buono. Molto buono il sugo. Ma ci ho fatto io l'aggiunta, è bello. È l'aggiunta che rende molto buono, che il sugo era buono, con l'aggiunta diventa molto buono. No, era veramente buono, cioè giunta. Veramente che vanno giù una meraviglia, te dico. E si possono fare anche un'altra sera, secondo me, tutti i gnocchi che abbiamo, tutti. Però non c'è più... Cosa tutti? Tutti sono un po' troppi. Sono due pacche abbiamo ancora. E che vuol dire che sono troppi? Hai detto tutti? Fa dare chiudo gli occhi? No, come stasera, un pacchettino. Che hai detto tutti? Tutti nelle varie sere, no? Certo. Comunque ti stavo dire che Marco era bravo a mettere la colla, a fare, disfare. A me non mi ha mai messo a fare quel lavoro lì. Ma neanche a me avevi messo a fare il collaudo. Tu avevi chiesto di provare. Sì, perché a me piace sperimentare cose nuove. A chi l'avevi chiesto? Il capoccia del collaudo o il capoccia del montaggio? Con il collaudo. Proprio sfrontato così gli avevi chiesto. Sì. E lui cosa ti ha risposto? Che non ero... Secondo lui tu non eri portato. Non ero portato per quello che... E invece perché io sì? Che mi ha detto facciamo sto giochino. A me piace sperimentare cose nuove, imparare. Amore, forse veramente tu non saresti stato... Non, si vedeva che non eri portato per fare quel lavoro lì. Si vedeva che tu eri più manovale. Cioè si vede quando una persona è più manovale. Cioè per sporcarti le mani. Cioè si vede, no? Lì invece era il lavoro da fighetti, amore. Lo vedi, lo dici anche tu stesso, Invece a me mi ha detto proviamo sto giochino, io mi sono divertita, guarda è stato veramente, allora il più bel lavoro sotto dipendenze diciamo di tutti quelli che ho fatto, anche della Sofar, perché allora la Sofar è stato bello come lavoro, bellissimo, ambiente bellissimo, però diciamo che era pura manovalanza, ecco, non ti richiedeva sforzi intellettuali, invece quello lì sì,
cioè quello lì ci dovevi mettere anche la testa, capire cosa stavi facendo, cioè ci voleva un po' del tuo, ecco, invece in software era pura manovranza, insomma. E amore, infatti ci sono stati 5 anni, ci sono stata, sì. Ci sono stata 2 anni, 5 anni ci sono stata, poi alla fine è finita. Vabbè, comunque tutto mi ha portato a oggi, che racconterò in un altro video chiacchiericcio, che racconterò come siamo arrivati al Fimo, che c'è tutta stata una tiritera per arrivare al Fimo. Ti ricordi quella sera che sei tornata? Te la ricordi quella sera lì che sei tornata a casa? Io cosa ti ho detto? Amore, devo comprare il Fimo. È vero, ti ho detto. E ti ho detto dove? Non lo so. Ho detto, no, amore, cos'è? Non lo so bene, ma che si compra non lo so. Amore, devo comprare il Fimo. E mi ha detto, cos'è il Fimo? Faccio ancora, non lo so bene, ma devo comprarlo. E lui mi fa, e dove si trova? Non so neanche questo, ma dobbiamo trovarlo. È vero, amore, ti ricordi? Poi l'abbiamo trovato alla... Il Cennit avevamo trovato al... Come si chiama? La Marlene. No, su Filo d'Arianna. C'era il Cennit, avevo preso il Cennit. Avevo fatto una prima bambolina, ce l'ho ancora di là, la mia primissima bambolina era uscita bellissima. La primissima che avevo fatto. Gnomo, gnomo con le tette. No, quella era già la seconda tentativo. Ah, però. Sì, sono andata a peggiorare. Gnomo con le tette il... È il secondo tentativo. Ma poi fammi vedere il gnomo con le tette. A chi? Ma non erano le tette, erano le scarpe. Ma decidere loro questo. Vabbè, comunque, la mia primissima bambolina in Fimo era uscita carina. Qual era? Alice, la primissima che ho fatto. Vuoi andare a prendere via gli sgorbi? No, dai, stasera no. Comunque era uscita bellina. Poi, non so cosa successe, solo quel giorno mi era uscita bene sta bambolina. Io ero partita, caspita, cavoli, già mi escono così bene. Bene, per l'amor di Dio, bene, perché era la prima volta che la facevo. Se la vai a vedere adesso dici che è un mostro, però ti dico che sono peggiorata nei mesi successivi. È vero. Mamma mia, veramente dei mostri. Poi l'ho accantonato lì perché mi aveva fatto venire nervoso il Fimo, l'ho lasciato lì per 3 mesi, una roba del genere, ho dovuto staccare proprio. Poi alla fine continuavo a vedere queste bamboline su Pinterest, bamboline su Facebook, fatte da questa, fatte da quella, fatte da quella. Ho detto, ma porca miseria, ma perché io non ci devo riuscire a farli? Because. E allora l'ho ripreso e mi ci sono rimessa. Ti è, tamarinda. Hai finito di mangiare? Hai mangiato ancora? E sono uscite di quelle cose. In che senso? Bello o brutto? Ma quando? Agli inizi? Agli inizi veniva fuori di quelle cose che... E adesso? Adesso non vuol dire niente. Non vuol dire niente. E comunque il nostro primo approccio, te lo ricordi qual è stato? Il nostro primissimo approccio. Vabbè, già ci salutavamo, ciao, ciao, ciao. Il giornale di Mimmo, che io ti avevo chiesto le soluzioni per un gioco da PlayStation. Perché voi che siete nati negli anni 2000, non sapete che negli anni 80-90... No, no, ma amore, era già gli anni 2000. Allora, sono che è nato nel 2000. Cioè sì. C'erano le riviste... Ma guarda che ci stanno guardando quelli della nostra età, Gente giovane, c'erano le riviste dove c'erano i trucchi e le soluzioni dei ma lo sanno giochi. Che loro sono della nostra età, tanti come della nostra questi età. Non ce n'erano tanti, si facevano girare tra amici. Mamma ha fatto una coccia tanto, ma ha detto guarda che io ti allora io sono dell'idea, ma perché non ti fidavi? No, se io presto una cosa a te, sì, ok, io la sto prestando a te. Esatto, se tu l'hai presa a qualcun altro a me non va bene. O mi chiedi, Per cui tu con me hai fatto un super check. Cosa hai fatto? Sei andato contro la tua... Se tu mi chiedi, posso prestare questa cosa alla mia amica? Non c'è problema. Ma se vengo a sapere che l'hai prestata, magari ti dico me la ridai. Senza dirtelo? Me la ridai, no? Perché c'è allora e mi gira i balli. E allora perché me l'hai prestato? Mi ha dato un attimo di... Infatti te l'ho data a mezzogiorno. Lo voleva mezzogiorno e mezzo. Però, cioè mi ha detto te lo do
me lo devi riportare quando... E non è come adesso che faccio la foto col telefono trovando mia WhatsApp. Oh, tu lo sai che io sono andata a casa, non ho neanche mangiato perché mi dovevo ricoprire. Non potevi fare la fotocopia? Ma chi ce l'aveva la fotocopiatrice? Ma sei fuori? Non so fa. E perché non me l'hai detto in quel momento? Dimmi adesso te lo dico. Adesso, dopo 20 anni. Oh, sono andata. Ma che poi c'era tutta una pagina da riscrivere. Ma come facevo a riscrivere una pagina intera? Perché c'erano sia i trucchi che le soluzioni proprio pagina. Sì, ma amore, ma mi potevi lasciare almeno una sera, eh? Ma già è stato miracoloso che te l'ho prestato. Ma io te l'ho riportato quando l'hai chiesto? Sono stata corretta? Ma tu lo sai che la sera... Come non ce l'ho fatta, gli avevo detto, guarda mimo che è successo così, cos'ha? Ah, gliel'hai detto? Che me l'avevi prestato? Gli faccio, gliel'ho prestato. E me l'ha riportato. E me l'ha riportato, e lui, e si poteva anche lasciargli. Adesso vengo a sapere che mi hai fatto trascrivere, no, neanche così mangiavo, con la penna. Ma se poi... E te, perché devi barare guardando i trucchi e le... Ma te, ti preoccupare di quello che faccio io? Comunque, sta di fatto che poi alla fine ti ha detto di lasciarmi, non è che me l'hai riportato il giorno dopo e mi hai detto guarda che te lo posso lasciare. Pronto? Me l'avevi già fatto. Che? Beh, lasciamo stare. Lasciamo stare, mai t'ho sposato. Sì, ma se io sapevo tutte ste cose. Come si cavolo? C'era Spiro, il giornale, Game News, però non c'erano tu. Quello che era famosissimo quello. Ma che ne so, ma tu perché ce l'avevi? Vedi che anche te cercavi le soluzioni. Certo. Perché poi erano malefici, che c'era in copertina il titolo grande e dentro c'erano tutti i trafiletti, quei trucchi, varie cose. Ma se non ero io non l'avresti mai prestato. Con Sommania si chiamava quello. Ma se non ero io non l'avresti mai prestato. A nessuno, neanche ai tuoi colleghi magazzinieri. Che roba che qualcuno... Solo me! Che se roba che qualcuno mi ha prestato è contro il mio principio, presta con me... Ti ripeto, mi scoccia allora, se io presto... Allora, capisce quanto già bene mi voleva. Mi volevi bene già? Certo. Hai fatto il 10 all'8. Va bene, va ragazzi. Noi vi salutiamo. Ho fatto eterno con due numeri. Cioè? Se io faccio fare eterno con due numeri. No. Muore. Non l'ho capita questa, non mi è piaciuta. No, è una cosa bella invece, che è impossibile. Ho fatto una cosa che è impossibile. E che culo che c'hai. Certo. Vabbè, va. Ciao ragazzi, noi vi salutiamo, speriamo di avervi fatto un po' di compagnia, spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia e alla prossima. Ah, si scampanellata, sta giunta amore, sei mia, eh. Ma c'è qualcuno che scampanella? Boh. Ma voi scampanellate? Non credo. Te, quella faccia lì, scampanella. Campanelli. Il controllo. Allora, spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia, scampanellate. Andate per forza perché vi controllo io. Tengo d'occhio. Controlla niente, sto tranquillo. Controlla niente. E alla prossima, ciao!